Quando dico che i droni possono essere davvero utilissimi, ragazzi, sentite la storia di oggi. Stiamo decollando per raggiungere l'astronave. E lei pensa che io sia così imbecille da credere una cosa simile? Sì, lo penso. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Stamattina stavo lavorando, è arrivato un messaggio di un mio iscritto, il suo nickname è fantastico, Aspromonte Wild. Mi ha girato il link di una pagina Facebook, Lane County Sheriff Search and Rescue. È il profilo Facebook dello sceriffo della contea di Lane, una contea dell'Oregon, quindi ci troviamo negli Stati Uniti. Lì viene raccontato con questo post un utilizzo davvero ingegnoso di un drone da parte di un automobilista, ragazzi. Questo automobilista aveva tentato di attraversare una strada in una zona remota nel Willamette National Forest. Questi sono i nomi che prendo proprio dal post. Era una strada in cui durante i periodi invernali non c'è manutenzione. Risultato che la sua auto è rimasta bloccata nella neve. Cosa fareste voi? Beh, prendereste il vostro smartphone e chiamereste i soccorsi. Peccato che in quella zona non c'era campo. In molte aree boschive della zona del Lane non c'è campo, non c'è una buona ricezione, sono zone remote. La sua famiglia si trovava fuori dal paese, nessuno sapeva che lui si trovava in quella zona. Al di là della situazione, lo riporta il post, lui è rimasto calmo, è rimasto in auto, anche perché le statistiche dicono che chi in queste situazioni resta in auto porta a casa la pellaccia, mettiamola così. Guardate che non è una situazione scontata, perché in tanti presi dal panico prendono e si spostano a piedi tentando di tornare, ma poi con le basse temperature e con delle situazioni anche difficili da un punto di vista di spostamenti rischiano la vita. Quindi prima decisione corretta, ve l'ho detto, restare in auto. Seconda, fantastica, è il motivo del video di oggi. Avendo il suo drone in macchina, ha pensato bene di prendere lo smartphone, mandare un messaggio ad un amico. Senza campo, il messaggio è rimasto sul suo telefono. Ha preso il telefono in una maniera ingegnosa, l'ha legato al proprio drone e ha fatto salire il suo drone di diversi metri, fino a che ha trovato campo. Il messaggio è partito e il suo amico, che è riuscito a ricevere il messaggio, ha chiamato i soccorsi, ha chiamato lo sceriffo. Nell'SMS che ha mandato, ovviamente, ha messo anche la sua posizione GPS esatta, in modo che i soccorsi sapessero esattamente dove andare a pigliarlo. Pensate che un'altra persona nelle vicinanze era rimasta bloccata con le stesse problematiche, quindi questo ingegnoso modo di riuscire a mandare un messaggio e di riuscire a chiamare i soccorsi ha permesso anche il soccorso di un'altra persona. Fantastico. Lo sceriffo ha scritto questo post anche per dare dei consigli agli altri cittadini per evitare di trovarsi in situazioni del genere. La prima è avvisare sempre dove si sta andando, avvisare qualcuno, un familiare, un amico. Seconda cosa, se trovate una strada inagibile, non perseverate, girate indietro e tornate a casa. Lo sceriffo lo dice, tantissimi anche con i 4x4 rimangono bloccati nella neve e quasi tutti gli rispondono: non pensavo di rimanere bloccato. Le fotografie che avete visto, che vi ho messo anche in copertina e che vengono dal post dello sceriffo di Lane, sono in realtà foto che rievocano l'utilizzo ingegnoso dell'automobilista, non sono le foto di quella situazione, anche perché o aveva un altro telefono o il suo telefono, ragazzi, era appeso al suo drone. Non si dice che drone è, ma anche gli inoffensivi riescono ad alzare uno smartphone. Una cosa davvero fantastica, volevo parlarvene. Ringrazio l'amico Aspromonte Wild per avermi avvisato. Tra l'altro mi ha mandato una foto, lui fa questo tipo di attività spettacolare. Credo di sapere
dove la effettua. Mi scrive: pensa dal punto di vista della sicurezza e della possibilità di chiamare soccorso in caso di incidente, quanto può essere utile un drone. Grazie mille per quanto fai e scusa per il disturbo. Nessun disturbo. Hai permesso la realizzazione di questo video breve ma davvero interessante. Spero che sia così. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!